Siamo lodati Gesù e Maria. Possiamo accomodarci. Allora, fratelli e sorelle carissimi, queste splendide letture di questa settima domenica del tempo ordinario ci portano proprio al cuore del Vangelo. E prima, ecco, di addentrarci un po' in alcuni aspetti, veramente anche questa domenica per commentarla adeguatamente, tre omelie sono del tutto insufficienti, ce ne vorrebbero almeno altrettante, però pazienza. Dobbiamo però fare alcune premesse, perché Gesù nel Vangelo ci ha detto delle cose grosse, penso che tutte le abbiamo ascoltate. Amate i vostri nemici. Se qualcuno lo fa con facilità e capace, alzi la mano. Beh, poi ci ha detto un'altra cosa. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, porgi anche l'altra. E se uno ti toglie il vestito, lasciagli pure il mantello. Parola del Signore, non sono parole di Don Leonardo. Questo è il Vangelo, questo qui, eh? Ci alziamo in piedi quando si legge il Vangelo, per segno di rispetto. Sono parole che Gesù ha insegnato. Qualcuno ha mai fatto una cosa di questo genere? Capite? Poi, gli schiaffi forse poco, ma qualche insulto ce lo saremmo beccato qualche volta in tutta la vita, penso. Quando qualcuno ci ha insultato e ci ha mandato a quel paese, qualcuno gli ha risposto Dio ti benedica? Alzi la mano. Quindi sono cose impegnative. E uno potrebbe subito pensare, che è sta roba? Gesù queste cose ce le propone, ce le chiede dopo questa santa messa con estrema gioia, come ogni volta che si celebra un battesimo. Sarà battezzata una creatura, quella creatura diventa figlia di Dio, quella creatura riceve la grazia di Cristo, quella creatura riceve la vita di Cristo. Ora è piccolina, poi crescendo farà la cresima e dovrà decidere se, come e quanto vivere da cristiana, con l'aiuto anche dell'educazione dei genitori. Però quello che riceve oggi è esattamente la capacità di vivere in questo modo. Ecco cosa ho trovato sul web. Chi si fa, fratelli e sorelle carissimi, la comunione, per esempio, deve vivere in questo modo. Dicevo ieri durante la Santa Messa, il motivo per cui ci scambiamo la pace prima della comunione è molto semplice. Perché scambiatevi un segno di pace? Perché? Prima di fare la comunione. Perché io devo andare a ricevere. Quando non riceviamo la comunione, quando possiamo riceverla, poi parleremo anche di questo in questa omelia, io vado a ricevere Gesù che sull'altare sta in stato di immolazione esattamente come quando era in croce. Gesù si è fatto uccidere prendendo su di sé i peccati di tutti e perdonando. La prima cosa che ha detto sulla croce è: Padre, perdonali. Per cui se io sto in lite con qualcuno, come faccio ad avere il coraggio di andare a ricevere Gesù nel cuore? O se ce l'ho con qualcuno, o se qualcuno ce l'ha con me perché gli ho fatto qualche grosso sgarbo. Ecco perché scambiarsi il segno della croce, il segno della pace, sapete, non si va in giro per tutta la Chiesa, ma bisognerebbe farlo a destra e a sinistra. Cioè, se qualcuno ce l'ha con me, io mi vado a riconciliare, e se ce l'ho, no, se qualcuno ce l'ha con me, io lo perdono, e se io ce l'ho con qualcuno, mi vado a riconciliare. Allora, perché tutte queste cose? Prima di dire qualche altra cosa, chi c'ha il foglietto spero che ce l'abbiate tutti quanti, bisogna tenere presente due indicazioni preventive, forse anche tre, che ci danno le motivazioni per cui Gesù ci porta a livelli così alti. La prima, seconda lettura. San Paolo ci dice due cose. Uno, e anche qui aiutiamo anche la famiglia e i padrini a entrare nello spirito del battesimo. Voi siete tempio di Dio, cioè da quando siete stati battezzati, lo Spirito Santo abita in voi. Quindi la santità a cui Dio ci invita nella prima lettura, a cui tanto spesso ci esorta Papa Francesco, ci ha scritto una bellissima lettera sulla santità, comincia dal battesimo. Col battesimo certo riceviamo una veste bianca, poi quella veste come diventa? Dio solo lo sa. A catechismo ci hanno insegnato che per farci la comunione, questo ce lo ricordiamo tutti quanti, ragazzi, voi che state a catechismo cominciate a imparare bene, no? Voi dovete ancora fare la prima comunione, giusto? Ecco, prima di fare la prima comunione, farete la prima confessione, vi preparerete bene, che Patrizia è bravissima. Ecco, questo perché io non posso accostarmi alla comunione, non posso ricevere quella forma di amore se non sto in grazia di Dio.
se la mia anima dopo il battesimo si è macchiata dal peccato, perché non sono allora più tempio dello Spirito Santo. Nella misura in cui lo Spirito Santo è presente in noi, voi quando riceverete la crisima, riceverete i 7 doni dello Spirito Santo che tutti abbiamo ricevuti, poi bisogna vedere che ci abbiamo fatto. Domanda, alzi la mano sempre, chi si ricorda tutti e 7 doni dello Spirito Santo? Qui dietro forse qualcuno sì, che se no non vi faccio fare più il catechista. Ma qual è il primo dono dello Spirito Santo? Voi sapete voi, urca, di un po'. No, quelli sono i 7 sacramenti, momento. I 7 doni dello Spirito Santo, voi siete ancora piccolini. Ah, aspetta. I 7 doni dello Spirito Santo. Il primo è la sapienza. Che cos'è la sapienza? La sapienza è la capacità di pensare non come pensano gli uomini, ma come pensa Dio. Gli uomini, se ti dicono, mi hanno dato uno schiaffo, che cosa bisogna fare? Ah, bisogna ridarglielo. Cioè, non è che ci sta dato da pensare, non è che ci vuole la laurea, capito, da essere dei grandi cristiani. Tutti fanno questo, Gesù lo dice nel Vangelo, dice, ma se date la mano, se date il saluto soltanto agli amici vostri, ma questo lo fanno pure i romani, lo fanno, i romani che erano grandi peccatori. Qual è la cosa difficile? La cosa difficile è dare il saluto a una persona che mi ha fatto uno sgarbo. Quello è difficile, capite? E perché faccio questo? Perché ho una sapienza che non è uguale a quella di tutto il mondo. Perché altrimenti che siamo cristiani a fare? Che viene battezzata a fare una persona? Se una persona viene battezzata semplicemente, non è questo ovviamente quello che stanno facendo oggi, per fare un rito, così, tanto perché siamo in Italia, per carità, meglio farlo che non farlo. Ma la vita cristiana, anche qui il Papa tante volte ci ha detto, deve essere significativa. Un cristiano nel mondo si deve distinguersi dalle altre persone, non perché, come dire, fa il superbo e fa quello che vuole essere sempre diverso, ma perché ha un modo di vivere diverso. Allora, gli insulti. Gesù dice nel Vangelo, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgi anche l'altra. È difficile che uno ci dia uno schiaffo o proprio uno schiaffo, potrebbe pure succedere, ma un insulto sì, in pubblico o in privato, o sui social networks, che oggi proprio, ci sono i leoni da tastiera, quelli che dietro la tastiera sputano veleno contro tutto e contro tutti. E noi cristiani che facciamo? Che modo abbiamo di abitare anche questi mondi? Scendiamo a livello? Gesù ci sta dicendo una cosa nel Vangelo: al male non si risponde col male. Che qualcuno ti abbia insultato, vi ricordate domenica scorsa nel Vangelo Gesù ci diceva, non soltanto il quinto comandamento dice non uccidere, ma tu pecchi contro il quinto comandamento anche se ti adiri contro fratello e se gli dici stupido o pazzo, cioè se gli manchi di rispetto lo insulti, d'accordo? Ora oggi dice un'altra cosa, ma se qualcuno ti manca di rispetto, come reagisci? Punto interrogativo. Sei per questo legittimato a mancargli di rispetto a tua volta? Occhio per occhio, dente per dente. Lo puoi fare? Gesù dice no, non si può. E uno potrebbe dire, perché, penultimo passaggio, abbiamo quasi finito, la preghiera che io ho fatto all'inizio della messa a nome di tutti, sentite che cosa ho detto, io ho pregato il Padre dicendo queste parole: o Dio che nel tuo figlio spogliato e umiliato sulla croce. Guardiamo bene quello che sta lì. Noi siamo cristiani perché crediamo che quello che sta lì sopra è Dio, non è semplicemente un uomo. Se non ci credete, specialmente il padrino di battesimo e la madrina candidati, non possiamo battezzare questa creatura. Perché per credere, per ricevere il battesimo c'è soltanto una cosa, credere che Gesù Cristo è Dio e il consenso dei genitori. Questo ci vuole per battezzare un bambino. Ci credete che quello è Dio? Sì o no? Sì. Ok. Che immagine ci mostra uno che sta in croce? Perché io devo non reagire al male con il male? Guardalo, la risposta è lì. Perché questo è quello che ha fatto il Signore. Lui era Dio e non un uomo. Lui era innocente, senza nessun peccato e non colpevole, quindi non meritava di soffrire. Ha preso su di sé colpe non sue. E come ha reagito? Con l'amore e con il perdono.
La prima cosa che noi faremo sul bambino battezzato, sapete qual è? La farò io, poi la faranno anche papà e mamma e i padrini. Guardate che la liturgia è una cosa seria, eh? Mi raccomando, durante la liturgia non si ride, non si scherza, non si gioca, sono cose molto serie, anche se molto semplici. Gli faremo un segno della croce sulla testa, perché nel segno della croce, con gesto impo, c'è tutto, c'è. Noi dobbiamo sempre pensare a quello. E Gesù cosa ha fatto? Voi vi immaginate, quando moriremo, noi ci troveremo dinanzi al nostro Signore, no? E diremo: Signore mio, oh, ma quel cafone mi ha proprio insultato, me l'ha detto in sacca e una sporta. Senti, io gli ho dovuto rispondere, gli ho dovuto dire, perché veramente mi ha fatto... Sapete che Gesù dice? Io ti capisco, figlio mio, ma sai a me quante me ne hanno fatte peggio di te? Tu sei andato in croce? Mai? Ti hanno mai sputato in faccia? Qualcuno di voi, qualcuno gli ha mai sputato in faccia? È brutto che uno ti sputa in faccia, ma Gesù l'hanno ricoperto di sputi, eh? Proprio era completamente inondato, perdonatemi l'espressione, di bava umana. E cosa ha fatto? Li guardava con sguardo di amore e di compassione e pregava per loro. Che vogliamo fare? Questo significa essere cristiani. L'umilia è già bella che è finita. Gesù poi dice anche un'altra cosa, attenzione. Dice: amate i vostri nemici. Lo sapete perché? Perché dovete fare come il Padre vostro celeste. Noi non ci pensiamo a tante cose. Allora, io spero che tutti quanti noi siamo tutti quanti santi, ma bisognosi di conversione, no? Allora, voi sapete, quanta gente oggi, per esempio, non va a messa la domenica? Mai o quasi mai. Se uno apre il catechismo, non andare a messa la domenica è un peccato grave, quello che si chiama, lo sapete, l'avete imparato? Peccato mortale. Quindi se uno non va a messa la domenica, niente comunione se prima non si è confessato, giusto? Bene, perché è un peccato grave. Il peccato, ragazzi, chi offende? Offende Dio, no? È una forma di disprezzo al Signore, dire: a me non me ne importa niente di te. E Dio come reagisce a questo? Forse che la mattina non sorge il sole, oscura la luce del sole? Chi l'ha creato il sole secondo voi? L'ha creato Dio o no? Sì. E la pioggia? E il mare? E gli uccellini? E la terra? E le piante? Che se io non vado a messa la domenica, forse il nostro Signore mi fulmina? Qualcuno è mancato a messa la domenica e il giorno dopo è stato fulminato, poi è andato in ospedale, si è fatto rimettere a posto e si è rimesso in piedi. Ti fulmina nostro Signore se manchi a messa la domenica, ma non vuole che manchi a messa la domenica, eh? Quindi anche quando noi siamo peccatori, il Signore continua a ricambiarci con il bene, non approva il nostro essere peccatori, ma non ci ricambia l'offesa che noi facciamo a Lui con il male. Attende che noi andiamo a chiedergli perdono, e se ci andiamo a fare una buona confessione, ci dà il suo perdono e ci rimette in grazia. Noi siamo più grandi di nostro Signore? Qualcuno di noi è più grande di nostro Signore? Cioè dice: vabbè, lui fa così, ma io sono più grande di lui, posso fare colà. Capito? Allora è importante, quando sentiamo cose come queste, e concludo, che non diciamo subito: ah, come facciamo? Perché c'è sempre una buona motivazione, e le buone motivazioni bisogna saperle leggere e bisogna poi saperle interiorizzare. Bene, celebriamo con questo spirito questa Santa Messa, preparandoci anche a dare questo grande dono di grazia a questa creatura che entra qui come figlia di due uomini e esce da qui come figlia di Dio, rigenerata nella grazia e nella santità. Siamo lodati Gesù e Maria.